Sa fare due chiacchiere prima di tutte le vale? Anche no. Okay. Allora, ascoltami, raccontami un po' cosa hai fatto all'isola. Dunque, è un blog che si chiama Tripping World. Tripping World. Sì, trippingworld.net. www.trippingworld.net. Questo blog scrive praticamente tutto quello, tutte le informazioni che raccolgo visitando i vari posti che ci sono nel mondo, specialmente isole tropicali. Te hai un'esperienza importante a Zanzibar? A Zanzibar, io sono stata 5 anni a Zanzibar, quindi conosco benissimo l'isola, forse meglio della mia città originale che è Brescia. Isola di Margherita, Caraibi. Margherita, ho deciso di visitarla perché non conosco i Caraibi. Ho valutato Margherita perché ho un'amica che spesso viene da queste parti e mi diceva vai a vederla perché è un'isola molto carina, il mare è bello, la gente è disponibile, è allegra. E quindi ho deciso di venire a Margherita. Di tutto il resto invece? Allora, la cosa che più mi è piaciuta è la popolazione. E lo dico onestamente con il cuore, sono disponibili, gentili. Ti fermano per strada, ti chiedono come stai, fanno due passi con te, parlano anche se io non parlo spagnolo, in qualche modo si riesce a capirci. Se hai bisogno, non so, ti fermi, stai passeggiando e ti fermi davanti a una casa coloniale loro e sbirci e vedi qualcosa di particolare, ti invitano a entrare, entusiasti nel farti vedere la loro casa, ti regalano anche un frutto perché sono contenti dell'interesse che gli hai dimostrato. Ero con te, no? L'altro giorno quando si camminava venendo dal mare, sì, ci hanno regalato i fiori. Quindi il punto di favore di quest'isola, Guido, è la popolazione. Ti accolgono veramente a braccia aperte. Racconta la tua esperienza Italcaribe, non solo Posada, anche tutto il resto. Okay, allora tra l'altro io... vi do una notizia. È uno dei pochissimi clienti che ora io spero che mi considero amico come io considero lei, che mi ha pagato la totalità quando è arrivata qui perché non si fidava. E io sono stato contento come una Pasqua perché almeno abbiamo evitato qualsiasi tipo di problema iniziale. Allora, innanzitutto ti ho trovato in internet. Ho controllato parecchie cose su di te in internet, quindi video. Ho chiesto informazioni su di te. Erano tutte ottime. E di conseguenza ti ho contattato, ho chiesto un preventivo. Ho cercato di capire come funzionava, quanto tempo potevo rimanere. E poi ho preso la decisione di venire. Arrivata qua tutto tranquillo, il taxista mi aspettava, mi ha portato in posada, una posada meravigliosa. Inquadrala mentre dice la posada è... Com'è la posada? È meravigliosa, è veramente bella. Partiamo dal presupposto che io mi ritengo un po' africana. Perché amo l'Africa? Perché ha dei colori che esplodono, vivaci, forti. Entrare in Italcaribe e trovarsi questo po' di fiori di tutti i colori è veramente bello, 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 bello. Tu alzi gli occhi e vedi il fucsia, vedi l'arancio, vedi il bianco. È una delle pochissime persone che si è resa conto che qui dentro ci sono, non lo so nemmeno io, 4 tipi di palme. 4 tipi di palme differenti. Un giardino tropicale, quindi la prima impressione è veramente di oddio, dove sono finito? In un orto botanico. Tu sei stata 3 mesi in uno degli appartamenti dentro, non avevi la camera tipo albergo, però avevi l'appartamento. C'è 3 appartamenti, 2 appartamenti sono già finiti, uno è più grande che è quello dove stava appunto Emanuela, l'altro è più piccolino dove vive un regista dilettante. Ce l'hai con me? Sì, ce l'ho con te. Per cui voglio dire, insomma, ecco, per stare 3 mesi lì è un appartamento comodo, insomma, anche se uno viene con famiglia. Io mi alzo, me ne vado in piscina, mi siedo al tavolo, mi prendo la sigaretta, me ne torno, accendo la televisione.
e tutto è molto tranquillo. E quindi, insomma, alla fine dei giochi è stata un'esperienza piacevole, divertente, tranquilla. Ripeto, avrei solo preferito avere un po' più di libertà per mischiarmi di più alla popolazione e conoscerla meglio. Questa è l'unica cosa che mi è mancata. Per il resto assolutamente no. Io ho visto tutta l'isola, l'isola ha dei posti meravigliosi e dei posti che mi sono piaciuti meno, però fa parte del... È un'isola. Cioè, qualunque posto sono stata c'è... È uno che ti è piaciuto di meno, chiaro, normale. Come avevo scritto su un post in Facebook un po' di tempo fa, sei spigolosa come un labirinto. Non è vero, sono dolcissima. Però a me la gente è spigolosa che dice sempre come pensa e lo dice così, mi è sempre piaciuta, per cui ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio dell'amicizia, ti ringrazio del video che non volevi fare. Niente, grazie, buon viaggio di rientro e ci sentiamo, non è presto, né tardi, ok? Ok. Ciao a tutti e grazie.